Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petru, Egor il Tank e questo è il nuovissimo video che faccio, ma questa volta su Amateur Surgeon 4, un gioco che parla di chirurghi un po' improvvisati. La cosa bella è che questo è l'inizio di una nuovissima serie che si chiama Giochi Bizzarri e che tratta di giochi particolari che trovo magari sul Play Store, che troverò sulla PlayStation 4, che troverò sul computer, che troverò ovunque e che avrà cadenza mensile o settimanale, dipende da come va questo video e dipende dai miei impegni, chiaramente. In ogni caso, prima di iniziare con il video vero e proprio, sigla! Allora, che gioco abbia inizio? Innanzitutto vedo che partiamo con un dialogo, ok? E suppongo che quello a destra tutto nudo sia io. Ricoperto di muco, melma? Vabbè, allora leggiamo. Allora, tanto per fare chiarezza, sono una sorta di chirurgo, ma non sono molto bravo? Sì, cioè no, in realtà tu sei un clone del defunto dottor Ignatius Sanguinario. Cioè io parlo con un Bah! Con interfono. A posto, va bene, andiamo avanti. Ho capito, ma hai detto che io, cioè che lui opera con una forchetta, giusto? In pieno stile di Amateur Surgeon. Non so se avete mai visto giochi vecchi, magari un video di Favij che lo faceva. Lui operava. Aspettate, aspettate. Vediamo cosa dice. Perché non operava con una forchetta. In realtà con una rotella tagliapizza, esatto. Operava con una rotella tagliapizza perché quello che operava all'inizio era un pizzaiolo che doveva operare un ragazzo che aveva investito. Andiamo avanti. Tu, lui e il suo allievo Alan Scopia sono stati i pionieri della chirurgia improvvisata, che ha guarito migliaia di pazienti. Ci siamo. Poi la sua mimosi costruì questa base segreta e la usò per distruggere l'operato di una vita e tutto ciò che aveva di più caro. Quindi vuoi che io impari da capo tutto ciò che posso delle tecniche del signor Scopia? Credo di sì. In modo che non vadano perse per sempre? Sì, non fa una piega. E suppongo che tu abbia una buona ragione per rimanere nell'ombra. Sì, è di molte parole questo interfono. Ho solo una domanda. Vediamo. Posso mettermi un paio di calzini? Gesù! Sì, ti prego, vestiti! Che poi tra l'altro sono deforme, guardatemi! C'ho qualcosa che mi esce dall'anca! Sta male sto gioco, andiamo avanti. Sì, fallo per favore. Infatti, anche l'interfono non sopporta il fatto che io sia nudo e ricoperto di schifo verde. Andiamo, andiamo. Allora, qua ci troviamo nella schermata iniziale. Suppongo che dovrò schiacciare il tizio col punto di domanda. Comunque, dal dialogo iniziale abbiamo capito che io sono un chirurgo e sono nudo. Parlo con un interfono e di sicuro ci sarà qualcuno da operare perché il gioco si basa su questo. Perciò, come potete vedere, solo dall'introduzione è un gioco ignorantissimo, ma davvero ignorante in un modo pazzesco. Io non vedo l'ora di operare la prima persona perché sono proprio curioso di sapere cosa ci trovo dentro, con cosa devo operare e cosa ci sarà da fare. Andiamo avanti, dai. Benissimo. Innanzitutto ci troviamo questo essere con un panzerotto in mano, con la lingua di fuori e un martello infilato nello stomaco. Fantastico. Andiamo in operazione, va? Ah, un dialogo. Benissimo. Ah, così va meglio. Ora per favore possiamo sederci e parlare a lungo dei dettagli di come sono vestito. Partiamo da questo, sono vestito. Bello. Ah, la mia spina dorsale, è arrivato l'uomo, è un goblin. Che cos'è questa diavoleria? Grandissima bontà divina. Cosa? Come fa a essere ancora vivo, signore? Signore, io non lo chiamerei signore questo essere malefico, malvagio. Andiamo avanti, va. Vivo? Lascia perdere il vivo, è scomodo, ecco cos'è. Giustamente, tu hai un piccone infilato qua, hai dei pezzi di pietra infilati da tutte le parti, un panzerotto in mano e ti preoccupi del fatto che è scomodo, non che stai per morire dissanguato. Non posso cercare diamanti in queste condizioni, il mio busto ortopedico mi può aiutare? Quest'uomo mi serve, Ignatius, riceverai tutti gli strumenti che ti servono per salvarlo, procedi con l'operazione. Ti servono, come dire, io non farò niente, rimarrò nascosto dietro questo interfono. Giusto, giusto così. Ah, quella voce, la prego, sto facendo nel mio meglio, le troverò i diamanti, glielo giuro. Ok, lui ha paura dell'interfono. E io non devo averne? Andiamo avanti perché qua le cose si fanno sempre più losche.
Sono già confuso, ma una cosa la so. Dobbiamo trovare qualcuno che mi aiuti. Non fa una piega. Io di sicuro non opero questo becero bifolco brutto e puzzolente da solo. Allora, il suo curriculum. Jack Bullone si chiama. La mia prima operazione, giusto. Il paziente è davvero degno di nota. Sì, gli devo dare una nota sul registro. Ha la colonna vertebrale fracassata, senz'altro a causa di una frana, va bene. A quanto pare sono tanto frequenti da rendere necessaria una protesi meccanica. Ok, si sistema tutti i tagli visibili, rimuovi tutte le ostruzioni e attiva il meccanismo. Il meccanismo. Vabbè, iniziamo con l'operazione, va? Non so cosa intenda con meccanismo. Allora. Poveretto, forse posso cautelizzare i tagli con l'accendino. Allora, io lo prendo e diamo fuoco alla sua schiena, giustamente. Perché non dare fuoco alla sua schiena? Ok. Quel gel via il dolore sembra lenitivo. L'ha inventato il mio predecessore. Ok. Ah, che bello lo Skifidol. Sì. Sembra proprio... Sì, quegli Skifidol melmosi che prendi in edicola. Ora abbiamo tolto il male. Cosa sta succedendo? Ah, devo dargli la dopamina. È drogato. Oltre a essere brutto e puzzolente, è drogato. Andiamo avanti, va. Gli taglio proprio in mezzo alla spina dorsale. Ah, Aspetta. Calma. Cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Avete presente i carrelli sollevatori? Quelli che si usano nelle industrie? Vi metto una foto? Avete presente? Ecco. Eccole qua. Ci sono dei sassi incastrati dentro. Va bene. Iniziamo l'operazione. Allora, suppongo che devo chiudere queste cose. Ok, con le graffette. Perché se ci sono delle ferite, si chiudono con le graffette, chiaramente. Vabbè, ci do fuoco. Metto la melma. Tanto ormai sono abituato. Poi direi di togliere i sassi da questo carrello sollevatore, perché sennò poi dopo li rimangono incastrati, non può sollevarsi. Ecco, usiamo le pinze, va? Va bene. Perfetto. Ora? Cosa c'è? Ah, devo bruciare queste cose. Ok. Brucia qua, brucia là. La melma un po', lo schifido. Ci mettiamo e finisce lì. Ok, ora richiudo la ferita. Tac. Perfetto. Mamma mia, se sono diventato bravo. Chiudiamo qui. Ora con cosa? Ah, devo riaprirlo ancora. Va bene, cosa troviamo dentro? Ma cosa c'ha dentro questo tizio? Ma cosa c'ha dentro? C'ha dentro un forno a microonde, c'ha dentro. Un forno a microonde con le leve. Dai, togliamo i sassi, va, perché penso che sarà la prima cosa giusta da fare. Tac. Volevi. Dai, va bene, adesso lo tolgo. No. Ah, ok, lo tolgo. Ora, bruciamo queste schifezzuole qui piccoline. Va bene, ora pinziamo. Pinziamo ancora. Perfetto, brucia. E mettiamo lo slime sopra. Tac. Ok, chiudiamo. Sono diventato un fenomeno. Ora. Ah, successo. Così. Si chiude così questa operazione. Va bene. Un altro dialogo. Ah, mi hai rimesso proprio in sesto. Cioè, gli ho rimesso sopra. Va bene, andiamo avanti. Allora, se ho capito bene, stava scavando in cerca di diamanti? Comunque, c'ha sempre il panzerotto in mano. E poi è diventato molto più bello dopo che l'ho operato, non vorrei dire. Cioè, io, oltre ad aver fatto l'operazione generale, ho fatto pure una chirurgia plastica alla faccia e l'ho fatto, sì, sempre brutto, ma più bello. Sì, sono stato ingaggiato per questo. Ecco, è tutto ciò che sono riuscito a trovare. Per il resto, la miniera è stata ripulita per bene. Io non so... Ora, se le dispiace, io me la squaglio. Ciao panzerotto, ciao. Puntini. Sono un po' sorpreso, sono un po' stranito. Poveraccio, aspetta. Ti ha dato un diamante? Questo interfono è anche avido, oltre a essere nascosto e losco. Cioè, non vorrei dire, ma è più losco del tizio di The Lady che si nasconde dietro le colonne. Non so se l'avete mai visto, vi metto una foto. Andiamo avanti, va? Ah, 3 stelle. Vai, sono troppo forte. Sono fortissimo. 487 euro e si sboccia. Con la mano piena di sangue ancora, giustamente. Sblocchiamo il prossimo livello. Allora, ragazzuoli, io direi che il video si conclude qua. Mi è piaciuto fare questa operazione perché è stato strano, è stato particolare. E mettere lo Skifidol ovunque a questo bifolco che ho trovato dalle miniere mi ha divertito. Se questo video vi è piaciuto,
mettete un like qua sotto e supportatemi iscrivendovi al canale perché sarebbe molto molto bello, molto importante per me. Questo video tornerà la settimana prossima perché faremo il secondo livello, ve lo prometto, con nuove sorprese, con nuove schifosissime operazioni e vi ringrazio davvero di tutto, una buona continuazione e ciao ciao belli, ciao ciao.